oggetto di ulteriori esplorazioni. Io adesso però direi di passare a chi è riuscito a conquistare più voti, l'abilità di essere sui social, oltre al profilo sicuramente interessante con cui si è presentato, secondo me può fare la differenza. Ci sono state proprio due realtà che se la sono giocata fino all'ultimo con pochi voti, ma alla fine ha vinto un giovane che adesso chiamerò, invece la realtà è Stora Nube Creo di Prantola Penigna, forte sicuramente di un bel brand. Lo chiamo qua sul palco, non eccolo, sta arrivando, perfetto. Io dico giovane perché l'ho già sentito prima. Ecco, sicuramente la vostra abilità nel lavorare sui social è anche una delle cose che vi caratterizza e fa un po' la differenza rispetto a un monomarca che uno dice è lo specchio di un'azienda, sì, ma anche invece una grande capacità personale di aggiungere della competenza e della professionalità. Quindi due parole giusto sulla vostra realtà, che ovviamente non nasce come Storlume, ma anche qui c'è una storicità. Sì, vabbè, diciamo, noi abbiamo fatto la scelta della specializzazione, quindi diventando monomarca in un'azienda nota di cucine, però in realtà abbiamo una storia lunga 30 anni, diciamo, i miei genitori che sono lì. E diciamo, noi tutti i giorni cerchiamo di rendere il cliente un po' al centro dell'attenzione, quindi rendendo la sua esperienza di acquisto unica, che appunto ci consente di distinguerci, di stare andando dai social, dal post vendita, dalla tecnologia, perché investiamo tanto sulla tecnologia, la realtà virtuale. Sì, è un po' un discorso a 360 gradi che dal momento in cui il cliente entra in negozio, anche prima di entrare nei social, sito web, appunto cerchiamo di porlo al centro di tutto.